Assessore Silvana Rocco alla cultura, alla pubblica istruzione, alle pari opportunità, chiariamolo questo. Allora c'è un proliferare di iniziative, vogliamo sinteticamente spiegare le più pregnanti? Abbiamo organizzato in collaborazione con l'associazione FIDAPA sezione di Battipaglia due eventi nei prossimi giorni. Il primo l'8 marzo per la giornata internazionale dei diritti delle donne, il secondo il 10 marzo per la giornata europea dei giusti dell'umanità. Vorrei sottolineare l'importanza della collaborazione con le associazioni del nostro comune, che sono tante e particolarmente attive. Quindi per me è un onore e molto impegnativo anche seguire e collaborare per valorizzare queste iniziative e veicolarle anche all'interno delle comunità scolastiche, perché uno degli elementi di forza di queste nostre attività è sicuramente la partecipazione delle scuole e quindi dei nostri giovani. Per la giornata internazionale dei diritti delle donne abbiamo organizzato una premiazione per i talenti al femminile e in particolare abbiamo sottolineato l'importanza del lavoro nell'ambito del commercio, nella vita sociale e la presenza nell'ambito delle comunità straniere presenti qui a Battipaglia, e quindi premieremo Rita Mauro, che è una storica commerciante di Battipaglia, Anna Serriello per l'impegno nel sociale con la clown terapia ed infine Dior Awa, che è una senegalese, una donna del Senegal molto ben integrata nella nostra comunità. Su che cosa è centrato? C'è un tema portante di questa giornata che è il lavoro delle tabacchine, quindi un mondo femminile all'interno della fabbrica che ha avuto un'importanza fondamentale per la vita della nostra città. Ricordiamo che noi avevamo due tabacchifici, uno a Santa Lucia e uno qui a Battipaglia, quindi le donne nella fabbrica sono state importantissime perché hanno dato un contributo fondamentale alle famiglie in un momento di ripresa economica e quindi l'importanza di valorizzare quello che è il ruolo della donna all'interno della società e all'interno del mondo del lavoro. In questa giornata ci saranno le scuole superiori con il liceo Medi, che presenterà un ebook sulla rivolta del 69, che è stata assegnato drammaticamente la storia della nostra città, e in più presenteranno degli alunni un lavoro teatrale. Poi ci saranno i due istituti, il Besta Gloriosi e il Ferrari, con una mostra sulla vita all'interno della fabbrica e sulla vita proprio delle tabacchine. Per quanto riguarda poi la giornata dei giusti dell'umanità, lì ospiteremo il maestro De Canino, che voglio ricordare è anche cittadino onorario della città di Battipaglia dal 2006. Una presenza importante perché non solo è un testimone, celebra la memoria, ma non solo la memoria della Shoah, perché i giusti dell'umanità tendono a valorizzare il bene che in ogni tempo e in ogni luogo gli uomini sono stati capaci di fare per la solidarietà, per la giustizia, per la tutela dei diritti. E mai come in questo momento possiamo sottolineare, mai come in questo momento è importante ricordare che il bene è un valore assoluto e che i giusti, la parola giusti non deve essere una parola vuota. E mi riferisco a quanto sta accadendo nel cuore dell'Europa e alla manifestazione anche che ieri abbiamo organizzato come città di Battipaglia a fianco della comunità ucraina che è presente sul nostro territorio. Battipaglia ha voluto far sentire la propria voce a favore per la pace e contro la guerra. Credo che questo sia importantissimo e sia un valore che abbiamo condiviso con le scuole del territorio. Ieri erano presenti tanti studenti, tanti alunni degli vari istituti comprensivi della nostra città e delle scuole superiori. Battipaglia cammina insieme e insieme possiamo fare veramente tanta strada.